Stiamo parlando dei crimini dal buco della serratura. Ma esatto. Dobbiamo avvertire i bambini di direi di sì. Allora, pubblico al di sotto dei 18, no, 16, 12, 11. Vabbè, i bambini a dormire. Siamo ancora in crimini faccia a protesta. Io e i miei figli, se per caso state guardando, andate a letto. Perché qui siamo... posso consigliare? Ne hai una anche là. Ah, qui siamo... Tanto è che quando è stato scoperto questo crimine, è stato fatto il Pippington Act. Pronuncia? Act. Allora, allora sei a posto, è accettabile. E che vediamo, cioè, che cos'è? Pippington è il guardone, certo, no? Certo, allora la regia è pronta. Io direi di ascoltare questo. Non vogliamo video. Neanche annunciarlo. Io lo farei sentire prima, perché ma preparare un po'. No, perché sembra inventato. Se lo dico prima, allora, cioè, non ci credo. No, la gente non ci credo. Massimo, stai in vabbè, sicurezza. Allora, la se no, la gente sembra che l'ha inventato qui. Che miseria! Posso dire? Secondo me dobbiamo sentire tutto perché non ci credo ancora. Scatta l'incredulità. Rimettilo ancora un attimo. È Satisfaction. Cicciolina canta Satisfaction. Vabbè, aspetta, che com'è il, no? Il 113? Adesso lo faccio. Chiamo la polizia. Polizia, per favore. Io non ve l'ho detto prima il titolo, no. Se no sembrava una cosa. Sì. Invece purtroppo sì. Cicciolina. E sembra che ascoltando questa cosa Keith Richards abbia inalato le cenere. È l'AFU per questo, l'AFU, perché esatto. Gli arrivò questa. La crisi mista. Ha detto questo è troppo. Guarda, esatto. Devo confessare che sono sconcertato. No, ti prego, senti. Fantastico. Posso dire la verità? Secondo me questo è il numero, è il crimine assoluto. Io penso che è peggio è di difficile adesso, superarlo. Sì, cioè, superarsi è difficile. Sì, questo però. È proprio sono i fan. Ma dato che trattasi di Cicciolina, sì, che ma... faceva mentre. Cioè, no, allora, di che stava cantando? Volevo... C'è anche un'interpretazione allora, del testo. Certo. Sì, allora io vorrei dire, prego. Vorrei sottolineare, e qui torniamo al famoso Pippington Act. Mm-hmm. Pronuncia? Act. Benissimo. Perché la sottigliezza con cui si affida a Cicciolina di cantare I Can Get No Satisfaction è raffinatissimo. Che è veramente una cosa di una sciccheria, devo sì. dire. L'aveva scelto lei o sarà un'idea sua? No, secondo me gliel'hanno pure suggerito. Però no, perché questo scusa, ma pure un problema grosso a livello internazionale, cioè quasi sì. Di un, e poi, un crimine infatti, di oscenità. Stiamo lettera, cercando quindi... chi gliel'ha fatto registrare. C'è un codice, no? Diciamo. Scusi, criminologo, vorrei farle rivedere un secondo la copertina, però. Sì, ti prego, che Luciano. Esatto. Allora, ma non capisco a cosa. Francamente, non capisco a cosa. Esatto. Cioè, è un CD, quello sotto, è un disco in vinile, non lo so. Sì, è un con disco, l'orsetto. Sì, è un disco in vinile. Il messaggio mi è oscuro. Sì. Il messaggio mi è oscuro. Io devo dire che è un orsetto. Anche Scascatena, ti dico. Poi l'orrore viene coperto da Satisfaction. Ma anche scoperto non è male. No, sono basito. Basito. Esatto. Sì, sì, anche perché devono aprire una pratica nuova, perché qua si profila il reato di oscenità contro l'umanità. È già aperto, si chiama i crimini del buco della serratura. Si indaga su questa cosa come stai versato sul mondo. Sai che cazzo avevo un secondo me? Allora è ovvio che la risposta sarà molto tiepida in confronto, però sono una segnata. Dipende dalle reazioni che provo. Sì, allora io volevo aprire un'altra pratica, cioè che si chiama anche i migliori sbagliano, sì. Perché succede anche questo, cioè personaggi che abbiamo una enorme ammirazione. E in questo caso il personaggio è Patty Pravo. Vedi un po'. E infatti questo crimine, oltre anche grandi sbagli, non si chiamano, tutte le vai a cercare. Tutte le vai a cercare. Sì, allora, cosa andava a cercarsi tempo fa?
parecchi anni fa la nostra amatissima Nicoletta. Sì, io ho già capito dove vuoi arrivare. Adesso abbiamo fatto anche la Caselli, cioè abbiamo indicato anche personaggi che amiamo, Tenco perfino, quindi però anche la Patti Bravo ha sbagliato. Ho intuito, poi tu dirai il titolo. Sì. Ti voglio semplicemente sostenere in questa cosa, perché l'AIA indagava su questo già caso. Indagava? Sì, come no. Certo. C'è l'inizio di un faldone, quindi allora, viene a fagiolo la tua intuizione. La pronuncia? Fagiolo. Perfetto. Nicoletta Strambelli a un certo punto decise di fare Walk on the Wild Side, cioè pezzo monumentale, certo, ma bella idea. Inspiegabilmente nessuno glielo impedì. Nessuno ha detto a Nicoletta, non solo, una cortesia, capito? Ma se ce lo fai, fallo com'è. Certo, che ci vuole, in inglese. Ancora più inspiegabilmente è diventato nei giardini di Kensington. Poi quello che sorprende è che quando si commette un crimine di questa gravità non si è mai da soli. C'è sempre qualcuno. Perché c'è un concorso di colpa. Clamoroso. Andiamo il video che andiamo a vedere è ancora più forte perché lo presenta Sandra Milo. Bene. Ed è a piccoli fans, avviene il crimine, quindi c'è un aggravante. Ho capito bene, poi il senso della canzone. C'è induzione al crimine. Al crimine, ai bambini. Scusa, il quale pubblico è più adatto a Walk on the Wild Side? Infatti, guarda cosa ha combinato la nostra amatissima. Per carità, per carità. Prego, guardiamo. Anche i migliori, no, ma di più.